Salve e benvenuti nella prima parte della top 10 dei serial killer più prolifici del Novecento. Oggi vedremo dalla posizione numero 10 alla numero 6. La seconda parte uscirà a breve, la prossima settimana. Vi invito quindi ad iscrivervi e attivare la campanella per non perdere il prossimo contenuto. Vi auguro buona visione. Alla posizione numero 10, Andrei Chikatila. Conosciuto come il cannibale di Rostov, è stato legalmente accusato di 53 omicidi, ma si ipotizza che possano essere almeno 56. Visse nella Russia sovietica tra il 1936 e il 1994. Le sue vittime erano prevalentemente bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 15 anni. Andrei era un uomo dai modi gentili e sfruttava questa sua gentilezza per condurre le proprie vittime in luoghi appartati. Qui tentava di violentarle, ma falliva a causa della sua impotenza. La rabbia lo pervadeva, strangolava e accoltellava brutalmente le vittime, raggiungendo infine il tanto agognato orgasmo. Il macellaio di Rostov era inoltre solito ad asportare parti di genitali e del corpo delle vittime per portarle con sé o mangiarle. L'efferatezza di questi crimini era tale che iniziarono a circolare voci che Rostov fosse stata presa in assedio da un branco di licantropi che assalivano i giovani che si allontanavano da soli nel bosco. Chikatila fu arrestato nel 1984 e rilasciato in quanto il test del DNA che confrontava il suo sangue con il liquido seminale ritrovato nei corpi non combaciava. Ciò a causa di una rarissima condizione, circa una persona su 20.000, per cui i marker secreti nel sangue non sono i medesimi del resto dei liquidi prodotti dal proprio corpo. 6 anni dopo venne avvistato di notte uscire da un bosco con i vestiti macchiati di sangue. Ma non era abbastanza per incriminarlo. Pochi giorni dopo trovarono dei cadaveri lì vicino e quindi iniziarono a pedinarlo, osservando nelle settimane successive una serie di comportamenti sospetti e temendo che potesse uccidere di nuovo, venne arrestato. Andrei fu fatto confessare mediante un infiltrato che si finse uno psicologo. Chikatila fu giustiziato nel 1994 con un colpo alla nuca. Alla posizione numero 9, Samuel Little, detto il mostro di Reynolds, è stato condannato per 8 omicidi, ma ne ha confessati 93. L'FBI ha confermato il suo coinvolgimento in almeno 50 di questi, sparsi per tutti gli Stati Uniti. Samuel Little nacque a Reynolds, nella contea di Los Angeles, nel 1940. Crebbe e si allenò come pugile. Sognava infatti di diventare come il suo idolo Sugar Ray Robinson. Ma fin da ragazzino si era sempre dedicato più alla vita criminale, con rapine e taccheggi, rispetto che alla vita sportiva. Il suo modus operandi era molto semplice e sfruttava le sue grandi doti fisiche. Prima Samuel abbatteva le sue vittime a pugni e infine le strangolava a morte. A seguito dell'arresto ammetterà di farlo solo per il gusto di poterlo fare e di non provare il minimo rimorso per nessuna delle proprie azioni. Amava farlo e amava la sensazione di sentire propria la vita altrui. Quando gli venne chiesto se aveva una vittima preferita o un momento che in particolare lo aveva estasiato, rispose che non poteva sceglierne una preferita, che quando muoiono sono tutte le tue preferite, perché loro ti appartengono. Il mostro ebbe occasione di agire indisturbato per 30 anni e come lui stesso dichiarerà pubblicamente, ciò avvenne grazie al modo in cui sceglieva le proprie vittime. Dei 93 omicidi ipotizzati, sappiamo che 68 erano donne afroamericane, 3 ispaniche e una nativa americana. Tutte erano prostitute, tossicodipendenti e donne che vivevano nella periferia cittadina e sociale. Nessuna vittima di cui il sistema giudiziario, la stampa o addirittura le loro stesse famiglie si sarebbero mai preoccupate. Alcuni degli omicidi da lui confessati non erano nemmeno mai stati segnalati. Samuel dimostrò un'eccezionale memoria fotografica, disegnando il viso di ognuna delle sue 93 vittime e collaborando con la polizia per dare una spiegazione a molti casi irrisolti. Samuel Little morì nel 2020 in ospedale. Alla posizione numero 8, Yang Xinai, soprannominato The Monster Killer. Fu accusato di aver ucciso 67 persone nell'arco di appena 3 anni, dal 2000 al 2003. Nacque in Cina nel 1968 e iniziò a lavorare a 17 anni, ma nel 1988 venne arrestato e da allora, fino al 99, fece dentro e fuori da campi di lavoro forzati e prigionia, accusato di furti con scasso e di violenze sessuali. Il suo modus operandi era semplice e brutale. Si recava di notte in zone agricole, povere e isolate. Si intrufolava nelle case e, armato di coltello, ascia, mannaia, badile o martello, uccideva gli uomini e i bambini. Le donne venivano prima violentate, poi uccise e infine di nuovo abusate. La polizia lo arrestò nel 2003, semplicemente perché si aggirava in maniera sospetta, non aveva la carta d'identità e nello zaino aveva un coltello. Portato in centrale per alcuni controlli, notarono la somiglianza con l'identikit fornito da alcuni sopravvissuti e il test del DNA non lasciò dubbi.
Nei 3 anni di attività criminale, la polizia non sospettò mai di Young. Infatti, non solo si travestiva e usava la bicicletta per passare inosservato, ma spesso usava scarpe di taglie più grandi per lasciare falsi indizi e sviare le indagini. Il processo durò appena 3 mesi e fu giustiziato nel 2004. Quando gli si chiese la motivazione per le sue azioni, Young rispose così: «Quando uccido, sento che voglio di più. Questo mi spinge a uccidere di nuovo. Io non mi chiedo se le persone che uccido meritino o meno di vivere. Non è un mio problema. Non ho nessun desiderio di far parte di questa società. La società non è una mia preoccupazione. Uccidere la gente è normale, niente di grave». Alla posizione numero 7, Shankariya, chiamato anche The Kampatimar Killer, che significa colui che colpisce dietro le orecchie. Su di lui ci sono pochissime notizie su internet e l'India sembra non voler divulgare alcuna informazione riguardo la sua infanzia o qualsiasi altra cosa lo riguardi. Del killer si conoscono solamente la data e il luogo di nascita, 1952 a Jaipur, in India, e che nell'anno tra il 1977 e il 1978 ha compiuto ben 70 omicidi, tutti mediante colpi di martello alla nuca. Dalle sue dichiarazioni sappiamo solamente che si è giustificato affermando che provasse piacere nel sentire il rumore dei crani e dei colli che si spezzavano. È stato impiccato nel 1979, ad appena 27 anni, e le sue ultime parole furono: «Ho ucciso invano, nessuno dovrebbe essere come me». Alla posizione numero 6, Pedro Rodriguez Filho, soprannominato Pedrinho Matador. Pedro è stato accusato di aver tolto la vita a 71 persone, ma si ipotizza che possano essere più di 100. La sua storia è molto particolare, per certi versi si può dire che uccidesse con una propria etica, come una sorta di vigilante, in quanto le sue vittime erano tutte criminali, macchiatesi di omicidio o violenza sessuale. Ma al contempo sappiamo che non solo lo faceva per piacere, come afferma il suo tatuaggio sul braccio, ma anche che era soggetto a profondi scatti di ira. Nacque in Brasile nel 1954 e cominciò la carriera da killer fin da ragazzino, quando il sindaco tentò di sparare al padre incolpandolo di rubare le mense scolastiche. Pedro uccise quindi il sindaco e colui che riteneva fosse il vero ladro. Successivamente si trasferì e iniziò a lavorare come spacciatore per un boss locale, fino a quando una gang rivale, durante un attentato, uccise la fidanzata di Pedro al 6° mese di gravidanza. Pedro decise quindi di cercare vendetta. Torturò e uccise più di 10 persone, fino a giungere al mandante dell'omicidio. Nel frattempo seppe che il padre aveva ucciso la madre con 21 colpi di macete e la vendicò. Uccise il padre, gli strappò il cuore dal petto e ne mangiò un pezzo. Fino a questo momento Pedro non aveva ancora compiuto 18 anni. El Matador venne arrestato ed è proprio in prigione che commette gran parte degli omicidi. Uccideva per qualsiasi motivo, per difendersi, perché riteneva che quel prigioniero avesse ucciso la sorella, perché il compagno di cella russava, o semplicemente per noia. A causa dei 47 omicidi avvenuti in carcere, fu trasferito in una prigione di massima sicurezza e scortato da 2 guardie 24 ore su 24. Il modus operandi era semplice e violento: o spezzava il collo della vittima o lo accoltellava all'addome ripetute volte. Nonostante sia stato condannato a più di 400 anni di prigione, la legge brasiliana prevede che nessuno possa essere rinchiuso per più di 30 anni. E così nel 2007 venne rilasciato, salvo essere incarcerato nuovamente pochi anni dopo. E rilasciato nel 2018. Ad oggi è libero e in Brasile è considerato una YouTube star, avendo aperto un canale in cui parla delle proprie esperienze. Vi ringrazio per avermi ascoltato e per essere stati con me fino alla fine del video. Vi ricordo che la seconda parte uscirà settimana prossima. Se siete interessati e il video vi è piaciuto, lasciate mi piace e iscrivetevi, attivando la campanella per non perdervi nessuna notifica. Se volete suggerirmi un caso di cui parlare o una nuova top 10 da fare, vi invito a usare la sezione commenti per farmelo sapere. Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e vi auguro un buon proseguo.